Buongiorno e ben ritrovati. Sicurezza, innovazione e sostenibilità. Queste le parole chiave delle linee programmatiche illustrate dal Ministro Fioramonti alle Commissioni Cultura di Camera e Senato. I dati sull'edilizia scolastica, messi in luce anche dall'ultimo rapporto di Cittadinanza Attiva, rivelano situazioni difficili, denunciate spesso da docenti e dirigenti scolastici. Fare innovazione, ha detto il Ministro nella presentazione delle linee programmatiche del suo Ministero, diventa complesso quando migliaia e migliaia di scuole sono prive del certificato di agibilità. La ricostruzione di una task force che coordini gli appalti e la ricostruzione degli edifici in collaborazione con gli enti locali è il primo passo del Ministero per affrontare l'emergenza sicurezza. L'inizio di questo anno scolastico è stato segnato dalla carenza di insegnanti di sostegno. Sono state troppe le cattedre scoperte che hanno creato disagio agli studenti con disabilità e preoccupazioni alle loro famiglie. La riattivazione dell'Osservatorio dell'Inclusione, la destinazione di 5 milioni di euro per la formazione degli insegnanti di sostegno e del personale della scuola sono le prime iniziative del Ministero a favore dell'inclusione scolastica. Per il Ministro l'innovazione non deve essere il privilegio delle scuole che agiscono in un territorio dove il reddito pro capite è più alto che altrove. Il mio mandato, ha detto Fioramonti, sarà dedicato alla formazione continua, alla digitalizzazione intelligente, alla promozione di competenze che non siano solo contenutistiche, ma anche di processo. Le scuole devono diventare dei veri laboratori di innovazione anche dal punto di vista della sostenibilità, afferma il Ministro, perché la scuola non è soltanto un servizio o una struttura, ma è un'istituzione dove si costruisce la consapevolezza della futura cittadinanza. Le linee programmatiche del nuovo Ministro dell'Istruzione hanno al centro una scuola con una buona qualità diffusa su tutto il territorio nazionale, che faccia degli studenti italiani i migliori del mondo quando si tratta di competenze trasversali e internazionali. Ma non si può, ha affermato il Ministro, pensare di formare il capitale umano del futuro con docenti meno pagati d'Europa. Di seguito vi proponiamo il discorso integrale del Ministro. La visione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, presieduto dal sottoscritto, può essere incapsulata e rappresentata da tre parole: sicurezza, innovazione e sostenibilità. Sono queste tre parole che ispireranno la mia azione da Ministro e quella delle direzioni generali e dipartimenti che compongono il Ministero, in tutte le sue ramificazioni, poi non soltanto a livello centrale ma anche a livello territoriale. Sicurezza. Perché ho cominciato con il termine sicurezza? Perché noi oggi in Italia viviamo un grande paradosso, in cui rischiamo di non poter immaginare la scuola, l'università e la ricerca come potrebbero essere, se non facciamo fronte a quelle che sono delle emergenze che negli anni si sono sedimentate al punto tale che rischiano di tarparci le ali e anche rendere qualunque prospettiva di vero miglioramento percepita come infantile, ingenua o addirittura eccessivamente visionaria. Ma noi tutti sappiamo che la scuola in Italia, come nel resto del mondo, può e deve essere una grande fucina di innovazione. Solo questo è molto complesso farlo quando ci sono ancora migliaia e migliaia di scuole che non hanno il certificato di agibilità. È complicato, quasi paradossale parlare di una scuola come può essere. Guardo anche ai colleghi che si occupano di innovazione nella didattica. Voi sapete benissimo che diventa quasi pretestuoso portare idee radicalmente innovative, magari anche prese in prestito dalla nostra grande tradizione pedagogica in questo paese e da quelle che sono le migliori pratiche internazionali, quando il dirigente scolastico di turno ti dice va tutto bene, ma le porte cadono a pezzi e io, dirigente, lasciata o lasciato solo, ne sono alla fine responsabile. Quindi la sicurezza deve essere un elemento centrale di partenza. Io uso questa metafora. I piedi per terra e la testa in aria. Dobbiamo essere pragmatici senza mai perdere lo slancio emotivo di innovazione, ma con un pragmatismo che ci permetta di risultare credibili alla grande popolazione studentesca, che ha fatto dei grandi momenti di eccellenza. Io soltanto ieri ho fatto una lunga conversazione con la preside del liceo biomedico di Reggio Calabria, caro ad alcuni di voi. Vedere nel profondo sud la grande innovazione che è possibile fare quando
un dirigente scolastico innovativo, un tessuto locale di docenti intelligenti ed impegnati riescono a creare anche in un territorio particolarmente complesso. È da lì che dobbiamo ripartire. Sicurezza quindi dal punto di vista dell'edilizia scolastica, dal punto di vista della ricostruzione delle scuole. Ho inaugurato l'anno scolastico all'Aquila con molti di voi nell'imbarazzo. Io sono andato all'Aquila, ho detto in punta di piedi, con gli occhi un po' rossi dalla commozione di incontrare tante famiglie che hanno perso i propri cari, e non poter dire loro nulla di particolarmente positivo, visto che dopo 10 anni neanche una scuola è stata ricostruita, neanche una. Ci siamo riuniti nella scuola Maria Leventre, che è la prima che verrà inaugurata nei prossimi mesi, dopo 10 anni di interventi. Quindi grandi problemi dal punto di vista dell'edilizia scolastica nelle zone interessate dalle calamità naturali, ma anche tanti problemi di edilizia scolastica ordinaria, io credo, dalla Val d'Aosta fino alla punta sud della Sicilia. Questo è un problema che forse in alcune regioni è più grave che altrove, ma sicuramente un problema così sentito che rischia di bloccare qualunque altra capacità. Quindi sull'edilizia scolastica un focus importante. Già da subito abbiamo ricostituito la task force presso il Ministero che si occupa di accompagnare gli enti locali nel percorso di edilizia scolastica, di appalti, gare e realizzazione dei lavori. Perché voi sapete molto bene, noi mettiamo i soldi, ma sono i comuni, le province o città metropolitane a dover realizzare i lavori e molto spesso non ce la fanno. Una task force già creata che li accompagni, una norma in legge di bilancio, questa legge di bilancio, per la cosiddetta clausola di sostituzione. La possibilità dello Stato di sostituirsi in accordo con gli enti locali lì dove i ritardi superino o le incapacità dimostrate superino un certo livello. Già devo dire che in alcuni casi con alcune scuole, anche a Roma, il caso della Margherita Hack in particolare mi viene a mente, noi abbiamo già attivato un percorso tale per cui ci sostituiremo probabilmente ai municipi e agli enti locali per fare in modo di portare avanti i lavori in maniera più spedita. Ma la sicurezza non è soltanto la sicurezza della struttura scolastica, è anche la sicurezza dell'ambiente scolastico. E qui c'è un altro elemento davvero imbarazzante per tutti noi, a prescindere dal nostro credo politico o dai nostre appartenenze partitiche, cioè la capacità delle nostre scuole di essere accoglienti nei confronti di tutti. Noi abbiamo fatto una cosa bellissima, io non so se il microfono si sente fino in fondo, abbiamo fatto una cosa bellissima negli anni, siamo stati tra i primi paesi, se non il primo paese, a rinunciare alle scuole speciali per le persone con disabilità e a creare un sistema di inclusione, molto bello. Io sono stato a difendere questo modello al G20 in Argentina, dove l'Italia è stata comunque salutata come una grande avanguardia, perché ha giustamente aperto la strada per un modello di inclusione che sia trasversale, che è tutto quello che noi tutti vogliamo, cioè la possibilità che le diversità nelle abilità non siano un problema dal punto di vista dell'inclusione e dell'integrazione. La realtà però qual è? Che se questo poi non riesci a farlo, tu rischi di pregiudicare anche i giusti presupposti di una scelta politica coraggiosa. Noi purtroppo ancora oggi abbiamo troppe cattedre di sostegno scoperte, abbiamo ancora delle comunità scolastiche non formate all'inclusione in senso trasversale, abbiamo troppi insegnanti di sostegno che in realtà non sono neanche formati come insegnanti di sostegno, quindi anche quando ci sono insegnanti che si sono formati su altro e che si occupano di sostegno perché quello è disponibile in questo momento, magari nell'attesa di poter entrare di ruolo su un'altra cattedra, la cattedra di riferimento. Io non sto qui a dilungarmi su cose che voi sapete benissimo, tante scuole che non riescono ad attivarsi perché mancano gli insegnanti di sostegno, tante famiglie amareggiate quest'anno più che negli anni passati, io non so cosa sia successo nell'ultimo anno, per cui stiamo cercando già da adesso, da subito, un'indagine interna per capire come mai la gestione del Ministero finora, dal punto di vista politico, amministrativa, degli uffici scolastici regionali, non si sia attivata in tempo per arrivare a settembre di quest'anno con una struttura in grado di rispondere a tutte queste necessità. Ho già riattivato l'osservatorio sull'inclusione.
anche questo inspiegabilmente sospeso per un po' di tempo, e in questo caso a me sembrava la cosa più automatica, quella di poter offrire un luogo che poi non è soltanto un luogo di confronto, è anche un luogo dove si possono sviluppare delle idee e delle soluzioni, perché le associazioni di riferimento sono importantissime da questo punto di vista per cercare di capire come evitare che a settembre si ripresenti la stessa scena di quest'anno. E abbiamo anche da subito inserito 5 milioni, e ne faremo molti di più, nella formazione non soltanto degli insegnanti di sostegno, sulla quale stiamo lavorando, anche aprendo i numeri chiusi all'università per ampliare la platea di coloro che si formano sul sostegno, ma anche per la formazione del personale scolastico in generale, perché noi dobbiamo tendere ad un obiettivo che è quello di rendere le scuole inclusive, e l'inclusione non la si fa soltanto perché c'è qualcuno seduto al banco vicino a te, ma perché la scuola stessa in tutte le sue formulazioni è stata formata per accogliere la diversità. Questa è la grande sfida. Questo poi ci permette di passare al secondo termine, l'innovazione. Senza sicurezza il discorso sull'innovazione rischia di essere un discorso autoreferenziale o magari soltanto relativo ad alcune scuole, quelle che abbiamo visitato, dove l'innovazione si riesce anche a realizzare in virtù di leadership adeguata, di risorse adeguate, magari, diciamocelo chiaramente, anche di un contesto territoriale privilegiato. Perché sempre di più le scuole, salvo le eccezioni a cui ho fatto riferimento anche nel caso di Reggio Calabria, ma sempre di più le scuole che funzionano bene sono quelle che agiscono in quartieri dove il reddito medio pro capite è più alto che altrove. E noi dobbiamo respingere il medio pro capite è più alto che altrove. E noi dobbiamo respingere questa idea secondo cui la variabile di riferimento dell'eccellenza di una scuola sia il reddito delle famiglie da cui vengono. L'innovazione deve passare sicuramente per una digitalizzazione intelligente. La digitalizzazione, io ho avuto modo di dirlo già al G20 in Argentina. Dobbiamo formare dei ragazzi ad essere non solo in grado di adeguarsi al cambiamento, ma di guidarlo il cambiamento. Io non voglio soltanto dei bravissimi robot che sanno cosa fare quando gli viene detto cosa fare, ma io voglio avere una generazione di studenti che sappiano decidere cosa fare per il bene del paese. Quindi che le tecnologie vengano utilizzate in maniera intelligente e in maniera proattiva. Non come elementi di distrazione, non come elementi subiti, ma come elementi di emancipazione. La settimana scorsa era Didacta, la grande fiera internazionale di origine tedesca, qualcuno di voi era anche lì con me, dove si dimostra costantemente la capacità che le nuove tecnologie, se usate in modo intelligente, possono avere per migliorare la qualità dell'insegnamento, per creare quel modello di formazione continua di cui abbiamo estremamente bisogno. Dobbiamo puntare sulla formazione continua e anche su questo, sul lifelong learning. Il mio mandato sarà dedicato alla formazione continua perché non si completa mai. In un'economia che evolve costantemente, ormai è diventato pleonastico dire che dobbiamo imparare ad imparare, che i mestieri di oggi non saranno i mestieri di domani e che i nostri figli e i nostri nipoti andranno a lavorare in un'economia in cui il 60, il 70, forse dicono alcuni l'80% dei lavori ancora non esistono. E quindi dobbiamo acquisire quelle competenze che non siano soltanto contenutistiche, ma che siano di processo. In questo senso, a me piacerebbe anche realizzare, e lo vedrete nelle linee programmatiche complessive, un modello in cui, una volta che si è fatto fronte alla sicurezza e si sono create delle buoni livelli di partenza, perché questo anche, ci ritornerò, un elemento di rimente, si possa anche immaginare sacche di sperimentazione in scuole pronte per stravolgere anche un po' il modello educativo. Io so che è un elemento puramente di carattere esteriore per alcuni, ma secondo me ha un valore anche simbolico. Una delle prime cose che ho fatto come ministro era stato rinominare le stanze del nostro ministero, bellissime, ma nominate in maniera del tutto neutrale, come Salone Nord, Salone Sud, Salone Est, attribuire i nomi dei grandi pedagogisti e dei grandi scienziati italiani, perché il Ministero per me dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrebbe essere un posto che racconta la grande innovazione italiana, a volte ce ne dimentichiamo. Voi sapete, io vengo spesso descritto come un esterofilo, solo perché parlo le lingue e ho avuto una carriera internazionale, ma sono molto ma molto convinto che molti italiani non abbiano fatto giustizia alla grandezza dell'Italia. Sono molto appassionato della pedagogia di Don Lorenzo Milani, sono molto appassionato dalla pedagogia di Maria Montessori, tutte persone spesso, come si dice, nemo profeta in patria, non apprezzate molto dal proprio paese nel momento di vita, però dovremmo magari cominciare
a riscoprire la grandezza del nostro sistema pedagogico, delle grandi innovazioni, a partire proprio da anche come funziona il nostro Ministero. E qui anche a Didacta ne abbiamo avuto modo di parlare, con gli istituti che oggi ci possono aiutare, sia gli invalsi dal punto di vista della misurazione delle competenze, sia l'indire. Noi ci dimentichiamo spesso dell'indire, ma l'indire è altrettanto importante quanto gli invalsi. Gli invalsi ci aiuta come un termometro a capire, e lo può fare sempre e meglio con nuove modalità di valutazione, che devono migliorare, devono avere delle qualità diverse, devono essere leggere e non devono avere l'effetto opposto di prepararsi per superare il test, ma il test deve essere neutrale e leggero per capire l'acquisizione delle competenze. Noi rischiamo in Italia di invertire l'ordine delle cose. Ma poi abbiamo una grande realtà di competenze che ci deve poter aiutare ad intervenire lì dove l'acquisizione delle competenze non è sufficiente. Perché che cosa significa dire ad una scuola sembra che i tuoi studenti siano sotto la media, se poi non aiuti quella scuola a capire come risolvere il problema? Diventa il tipico atto di naming and shaming, che non produce altro che differenze, ostilità, ostinazione e incattivimento della comunità scolastica, che è tutto tranne quello che ci possiamo permettere. Quindi anche qui, come dicevo, le innovazioni presentate a Didacta, presentate nell'ultimo rapporto Indire, cose molto interessanti, che vengono realizzate per esempio in altri paesi che hanno saputo fare molto meglio del nostro negli ultimi anni, a partire per esempio dalla Cina. Sono elementi interessanti da poter introdurre, ma a condizione, come dicevo, che si riporti la comunità scolastica a un livello di galleggiamento e di dignità dell'insegnamento e della gestione. E l'ultimo elemento è la sostenibilità. Vi ricordate? Sicurezza, innovazione e sostenibilità. Perché anche qui le nostre scuole sono e possono tornare ad essere dei cuori pulsanti della comunità territoriale. Noi dobbiamo vedere la scuola, come ho detto anche nel discorso di insediamento davanti al Presidente della Repubblica, come diceva Piero Calamandrei, la scuola è un'istituzione. La scuola non è soltanto un servizio, la scuola non è soltanto una struttura, la scuola è un'istituzione che può essere più importante dell'istituzione in cui noi ora sediamo, perché è dove si costruisce la consapevolezza della futura cittadinanza. E allora questo è un grande potere di impatto sulla società generale. Se noi trasformiamo le scuole in centri di sostenibilità, voi avrete visto in queste settimane dal nuovo slogan del Ministero, istruzione no estinzione, dalla vicinanza agli studenti che si mobilitano contro i cambiamenti climatici, dalla volontà di aiutare le scuole a rivedere anche il loro modello di servizi, il loro modello di procurement, il loro modello di mense scolastiche, dal discorso sul cibo salutare, stiamo cercando di influenzare un dibattito nazionale che porti tutte le scuole a diventare dei veri e propri laboratori di innovazione anche dal punto di vista della sostenibilità. Realizzeremo da subito una serie di iniziative, alcune sono già partite, in collaborazione con le imprese, per esempio sul bilancio energetico scolastico, sulla formazione degli studenti alle nuove tecnologie rinnovabili, l'utilizzo anche dei finanziamenti e delle risorse per la ex alternanza scuola-lavoro, i nuovi percorsi di orientamento nelle scuole che abbiano una traiettoria green, una traiettoria sulla sostenibilità ambientale. E questo può avere davvero, e io devo dire, il riscontro finora dei dirigenti scolastici è stato incredibilmente potente, davvero qualcosa che fa piacere a chi comincia a fare l'attività di ministro, vedere tante scuole che scrivono dicendo: ministro, l'abbiamo ascoltata e abbiamo cominciato a fare queste cose, guardi, mandando le fotografie dei progetti, delle iniziative, della decisione per esempio di servire cibo salutare ai nostri studenti nelle mense, invece che cibo preconfezionato, magari ad alto contenuto zuccherino. Vi risparmio le battute, ovviamente. Per quanto riguarda il mondo dell'università e della ricerca valgono esattamente le stesse logiche. Noi oggi abbiamo bisogno di queste logiche. Noi oggi abbiamo bisogno di una buona qualità diffusa nel nostro sistema universitario. Abbiamo bisogno di lottare contro il precariato, tanto quanto nella scuola quanto nel mondo dell'università. Io mi sono dedicato sia da viceministro che da neoministro alla lotta al precariato in questi due settori, non soltanto perché il precariato è un problema, sempre più un problema sociale, dilagante, ma anche perché noi non possiamo non ottimizzare l'utilizzo dei nostri neoricercatori nella fase in cui sono più produttivi. Se a 30-40 anni tu continui ad avere un lavoro precario all'università, presso un ente pubblico di ricerca o anche presso una scuola,
tu sei costantemente affannato dalla ricerca del prossimo contratto e non sei in grado di ottimizzare il tuo impatto sulla ricerca e sulla formazione. In quale fase di sviluppo neurale del tuo cervello, proprio nel momento in cui, non me ne vogliano quelli che hanno più di 40-50 anni, mi ci metto anch'io in questa categoria, nel momento in cui sei più produttivo? Rischiamo di invertire la cosa completamente. Quindi lotta al precariato, un sistema di reclutamento più lineare, sia per la scuola, sia per il mondo dell'università e degli enti pubblici di ricerca. Non possiamo permetterci percorsi di abilitazione ad ostacoli, non possiamo permetterci percorsi reclutamento sempre più complessi e dilazionati nel tempo. Abbiamo bisogno, chiuderò con il discorso delle risorse, che voi conoscete già molto bene, abbiamo bisogno di un sistema di abilitazione di cui cominceremo a lavorare con il collegato in legge di bilancio per gli insegnanti delle scuole, ed un percorso di abilitazione più lineare e di reclutamento più lineare per i giovani ricercatori del mondo della ricerca e del mondo dell'università, per cui una serie di proposte di legge già sono incardinate presso i due rami del Parlamento. Il termine che ho utilizzato è anche quello, come ho detto, della buona qualità diffusa. Noi dobbiamo avere, l'ho detto anche oggi in presenza del Presidente del Consiglio, non esistono modelli di riferimento per l'Italia, noi dobbiamo creare il nostro modello di riferimento, ma se io dovessi scegliere tra un modello di stile anglosassone a livello universitario, con poche università di successo e una grande maggioranza di università depotenziate, modello americano, per chi di voi ha avuto la possibilità di visitare l'università in America sa benissimo che ce ne sono 20 che stanno a dei livelli altissimi e le altre 300 sconosciute, sottofinanziate, in cui addirittura molti docenti devono fare il secondo o il terzo lavoro per arrivare a fine mese. E il modello tedesco, dove non si conoscono università che primeggino tra le prime 50-60 al mondo, ma la qualità è talmente alta a livello territoriale in tutto il paese, per cui tu sai sicuramente che se vai in un'università tedesca, mutatis mutandis, avrai sicuramente un'eccellente formazione. La Germania, come voi sapete, ancora oggi, nonostante le crisi, è il paese più produttivo al mondo, quindi qualcosa da questo punto di vista avranno pure capito. Ecco, io immagino un percorso simile per l'Italia, caratterizzato dalle specificità italiane, però in cui le università e il mondo della ricerca, così come il mondo della scuola, sia di alta qualità, di buona qualità, un po' ovunque, che sia l'ecosistema come tale ad eccellere, non soltanto delle parti dell'ecosistema. Bilanciato. Puntare molto sull'internazionalizzazione, essenziale. Io sia personalmente seguo direttamente tutti i dossier europei della scuola e della ricerca, ma è fondamentale che noi diamo una spinta sia in quanto a finanziamenti, sia in quanto a gestione. Ho chiesto che nella riorganizzazione del Ministero ci fossero gli uffici dell'internazionalizzazione in tutti i dipartimenti, con persone competenti, competenze plurilinguistiche, anche nei confronti di quelle parti del mondo che spesso noi non sondiamo, come il resto del Mediterraneo, l'Estremo Oriente e così via. Dobbiamo superare il provincialismo, scusate il termine forte, storico del mondo universitario e anche della scuola italiana dal punto di vista dell'internazionalizzazione. Dobbiamo incoraggiare gli studenti a studiare in inglese, non è far venire meno l'importanza della lingua nazionale e acquisire delle competenze che facciano degli italiani i migliori al mondo. Io voglio che i ricercatori italiani e gli studenti italiani non soffrano di senso di inferiorità quando vanno fuori, debbono sentirsi orgogliosi di essere italiani e anche i migliori degli altri quando si tratta di competenze trasversali e internazionali. Non voglio un provincialismo autolesionista. Concludo con la necessità di garantire il coordinamento di tutte queste azioni anche a livello governativo. Come voi sapete, uno dei collegati in legge di bilancio sarà sulla cosiddetta Agenzia Nazionale della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico. Noi abbiamo bisogno in questo Paese di grandi eccellenze, di grandi puntualità, di grandi elementi di innovazione, di fare sistema. Lo so che questa è una frase fatta che probabilmente tutti i ministri prima di me avranno sostenuto, ma abbiamo davvero bisogno di fare squadra, di lavorare come una squadra, trasversalmente a livello governativo, dove la ricerca sia un elemento di congiunzione e non un ministero a difendere il proprio istituto di ricerca per motivi completamente narcisistici piuttosto che nel contesto generale. Noi dobbiamo avere una strategia di ricerca. L'Europa parla di missioni
per la programmazione 2021-2027 delle missioni, grandi iniziative di ricerca, grandi filoni, dalla lotta al cancro pediatrico al quantum computing, le grandi sfide dei cambiamenti climatici al mondo plastic free. Queste cose non è che emergono dall'iperuranio. I ricercatori devono lavorare a queste grandi sfide. Beh, che l'Italia adotti un modello simile, che si individui la politica insieme al mondo scientifico, grandi filoni di ricerca, e che poi si punti in maniera sistemica a sostenerli. Anche perché, ve lo dico da uno che di mestiere ha fatto questo fino a qualche anno fa, noi dobbiamo decidere se nei prossimi decenni saremo quelli che le tecnologie le compreranno dagli altri o le inventeranno per venderle agli altri. Non è soltanto una questione di innovazione, ricerca e formazione in Italia, è anche una questione strategica dal punto di vista economico. Io voglio essere in grado di vendere le tecnologie del futuro ai cinesi e non comprarmele da loro. Voglio essere in grado di superare i miei colleghi e amici tedeschi nell'innovazione per vendergli i prodotti italiani, magari realizzati da ricercatori finanziati con i soldi, con i fondi pubblici del nostro paese. Non mi sono soffermato su una questione che ritengo altrettanto importante, anche perché ne ho parlato in maniera più che estesa nel dibattito pubblico. Parte della sicurezza nelle scuole e quell'elemento di accoglienza significa anche dare valore e importanza al ruolo dello studente, del docente e del personale amministrativo delle scuole. Noi abbiamo bisogno di docenti più formati, ma anche pagati meglio. Non possiamo continuare a pensare di creare il capitale umano del futuro con docenti meno pagati d'Europa. Ma io lo dico anche per il nostro orgoglio nazionale. Io non voglio trovarmi in imbarazzo perché gli spagnoli pagano i loro docenti più di noi. Gli spagnoli. Siamo abituati a che i danesi, magari gli svedesi, no? Visto il costo della vita in questi paesi, ma paesi come i nostri, che pagano di più i loro docenti o i loro ricercatori, diventa anche imbarazzante per quanto riguarda la credibilità del sistema paese. Lo stesso vale per quanto riguarda il personale amministrativo delle scuole, lo confesso. Io non avevo capito fino in fondo dall'inizio quanto è importante il personale amministrativo di una scuola. Forse perché la scuola l'ho fatta 20 anni fa, quando c'era un segretario più o meno competente e sembrava andare bene così. Oggi la scuola è un microcosmo, ha bisogno di dirigenti scolastici formati e competenti e anche ambiziosi, scusatemi la battuta, che non vengano valutati per come mettono il ditino sull'impronta digitale, ma per quello che davvero realizzano. Due, personale di segreteria amministrativa che sia a tempo pieno, formato, con le competenze che necessita una scuola del XXI secolo. Sono competenze importanti, contratti, procurement, soldi che vanno e vengono, innovazione, nuovi modelli finanziari, servono persone estremamente competenti. E poi la valorizzazione dello studente in tutte le sue emanazioni, come anche per quanto riguarda il tempo pieno. Il tempo pieno in tutta Italia, noi dobbiamo arrivare, proprio perché la scuola è un'istituzione, a garantire il tempo pieno, delle condizioni nelle classi che siano agevoli. Non è possibile continuare con classi che sono in alcuni casi sovrannumerarie, dove tutto il nostro discorso sull'innovazione si infrange con la realtà di strutture fatiscenti, numeri eccessivi e magari anche con ragazzi con disabilità senza un sostegno formato. Immaginate quanta innovazione si può fare in quel contesto. Chiudo col tema più scottante di tutti. Io mi sono impegnato fin dal primo giorno, già da viceministro in realtà, a fare in modo che arrivassero più risorse per la scuola, per l'università e per la ricerca. Il presidente Gallo e il presidente Pittoni sanno benissimo che già da viceministro ho fatto di tutto e di più per trovare delle nuove modalità, io ritengo intelligenti e innovative, per creare risorse in un paese in cui questa maledetta coperta sembra essere sempre troppo corta. E devo dire qui, e lo dico a tutti quanti, che c'è stato in molti casi un assenso trasversale sulle nostre proposte, le nostre conversazioni. Anche nell'imbarazzo delle distinzioni politiche eravamo tutti d'accordo che i soldi per la scuola da qualche parte si dovessero trovare e che forse anche con delle modalità sui generis e innovativi era il caso di sperimentarle nella precedente maggioranza e nell'attuale maggioranza. Quindi è un appello che faccio anche alla comunità parlamentare che ho davanti. Impegniamoci al di là delle distinzioni politiche, affinché in questo Paese si cominci ad investire seriamente sulla scuola, sull'università e la ricerca. Le nozze e l'innovazione con i fichi secchi non si possono fare, dobbiamo avere il coraggio di dire
Non possiamo più tollerare che un settore così strategico e importante per il nostro Paese continui ad essere, anno dopo anno, quinquennio dopo quinquennio, legislatura dopo legislatura, maggioranza parlamentare di un tipo dopo maggioranza parlamentare di un altro tipo, sempre quello che riceve le briciole. Ma abbiamo bisogno di un'inversione di tendenza che riceve le briciole. Ma abbiamo bisogno di un'inversione di tendenza. Se è vero tutto ciò che ho detto, e cosa si legge nei libri di economia di questi ultimi anni, che il futuro dello sviluppo delle economie avanzate sarà il capitale umano, noi stiamo rischiando di non investire nell'unica risorsa che conterrà nei prossimi decenni, che non sarà più il petrolio, che non saranno più le infrastrutture, quelle diciamo tangibili, ma che sarà il capitale umano immateriale. L'unico che può crescere in maniera indefinita e perenne è l'unico sul quale noi rischiamo di trovarci indietro rispetto non soltanto alle economie avanzate ma anche alle economie emergenti che sono emerse e ci stanno superando un po' a tutti i livelli. Grazie. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per i prossimi servizi. Arrivederci.